Buongiorno a tutti, grazie al direttore generale Gutierrez per aver organizzato questa manifestazione, questo momento di raccoglimento, direi, perché sicuramente si deve ricordare il dolore di chi ha perso la vita, di chi ha perso qualche familiare, qualche caro, il dolore e la sofferenza di chi ha dovuto lottare contro questo virus sconosciuto che ci ha colpito con una violenza inaudita, primi nel mondo occidentale, senza avere notizie su cosa si dovesse fare, come lo si potesse combattere. Io credo che un ringraziamento è già stato detto, lo si debba rivolgere a tutti coloro che hanno contribuito a questa battaglia, che è ancora in corso, che sicuramente non è ancora finita. L'esercito, le forze dell'ordine, i carabinieri, la protezione civile, la Croce Rossa, tutta quella grande partecipazione di volontariato che è uno degli elementi che rende particolarmente affascinante la nostra regione. Il volontariato in Regione Lombardia è sicuramente uno dei tanti titoli di merito che questa regione può vantare. Ma adesso noi dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo guardare al futuro e raccogliere i frutti di questa fatica. Oggi, ancora oggi, come avrete letto, la Lombardia rimarrà bianca, quindi vuole dire che la fatica, l'impegno e la sofferenza che in questo anno e mezzo abbiamo vissuto sta dando qualche risultato. Dobbiamo continuare, dobbiamo continuare, dobbiamo continuare in questa grande campagna vaccinale, di cui siamo particolarmente orgogliosi, di cui non finiremo mai di dire grazie al commissario Bertolaso, all'assessore Moratti, a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo che è diventato un modello per tutto il nostro paese, perché è il modello di collaborazione tra sanità, protezione civile, esercito, tra tutte le forze che hanno dato una mano. Definitiva. Abbiamo posto in essere una delle più grandi operazioni di sanità pubblica che si sia mai realizzata nel nostro paese. Dobbiamo tenere duro, dobbiamo continuare a vaccinare perché è l'unico modo per dire grazie concretamente a chi ha faticato in questi anni e per ricordare nel modo più degno chi purtroppo ha perso la vita in questi anni. Insieme sicuramente ce la faremo, insieme però dobbiamo continuare a tenere duro, a combattere e a convincere chi ancora non si è vaccinato a farlo. Grazie ancora agli organizzatori di questa cerimonia.